Salve a tutti ragazzi e bentornati in Shusha. Oggi proviamo insieme Avatar Frontiers of Pandora. E non so se sarà una serie, quindi quelli dei Waltru, fatevi sentire con i mi piace, ma soprattutto condividete il video agli amici, fateli sapere che abbiamo iniziato. Giocheremo su PS5, ma con una novità: sarà tutto più veloce. Come più veloce? Ho appena installato sulla mia PS5 l'SSD 990 Pro NVMe di Samsung ed è cambiato tutto, sia come comodità ma soprattutto come prestazioni. Ora vi spiego perché dovreste installare un SSD sulla vostra console. Grazie al 990 Pro i tempi di caricamento sono nettamente diminuiti. Va velocissimo grazie all'elevata scrittura e lettura dell'SSD. E fidatevi che la differenza la notate, soprattutto su giochi come questo. Immaginate un gioco come GTA. Ragazzi, è un'esperienza totalmente differente. Non dovete più aspettare. Questo per me è il principale motivo per volere un SSD sulla propria console. Ma inoltre, con tutti questi giochi che ci sono e che escono, avere molto più spazio e non dover scegliere quale cancellare e quale tenere è una bella comodità, soprattutto se non avete una linea super potente e per scaricare un gioco ci mettete una vita. C'è fino a 4 terabyte di memoria, quindi scegliete la versione che va più incontro alle vostre esigenze. E in più risparmiate pure, perché il 990 Pro di Samsung ha un'eccellente efficienza energetica e all'aumentare delle prestazioni non aumentano i consumi e la temperatura rimane stabile. E tranquilli, montarlo è facilissimo, serve solo il cacciavite. Vi faccio vedere come ho fatto. Aprite la scocca della console, smontate la vite, posizionate l'SSD, rimontate la vite, formattate e via. Ed è pensato per il gaming e lo potete utilizzare sia su PS5 che su PC. In descrizione vi lascio dei link se volete maggiori informazioni sulle specifiche tecniche e sulle prestazioni. Ma adesso testiamo tutta questa velocità. Iniziamo a giocare. Ok, quindi prima del primo Avatar. Dentro alla scuola residenziale del tutoraggio ambasciatori Pandora. Tutoraggio ambasciatori per bambini Navi. Ok. Good morning. Let's review the ambassador program. When the RDA discovered Pandora... You can't discover something that was there all along. Javi, when we say discovered, we mean it was the first time humans came here. When we arrived, we realized that this was an opportunity to create beneficial relationships with the indigenous peoples. Vantaggiosa per chi? Create avatars like mine to help create relationships with the Na'vi. And when you graduate, it'll be your job as ambassadors to reach out to the Na'vi clans and to help us to create those alliances. Can anyone tell me how that can be done? The RDA can share their medicines, technologies, and knowledge. That's absolutely correct, Taylor. Director Mercer, we have been going over TAP's mission as you requested. Why would Na'vi want to have alliances with you? Alma. You have no idea what life is like out there, Ahari. It's savage. We found you as children, after your clan abandoned you. We have given you a future. A purpose. Our clan would never have abandoned us. Built up on its land. I allowed you to keep that dirty trinket under the condition it remained in your bunk. Hand it over. It was our mother's. It's not a dirty trinket. You don't even know what a song chord is. Ahari? It's just a broken string. I know this is difficult for you, but you have to accept that your mother abandoned you. Mazza, che infame questo. Ma io ho molti dubbi che ci abbiano abbandonato. Secondo me ci hanno catturato. Cavoli. You all know the rules. No physical contact. No dinner for any of you. Director Mercer, sir. Cattivissimo sto tipo. Manor, Manor, te tenzi. Aungangahu, tam. Satwe lunitzolani moon.
Satona for longa kamalunge. You're supposed to be speaking English on base. When you cry out at night, Telan, you cry out in Na'vi! Why do you always take Mercer's side? Ma loro sono bambini, ragazzi! Director Mercer saved us! Vedi? Daylon, they took us from our families. We are saplings cut from our roots. We may not remember where we're from, but we can still grow out there on Pandora. I can't even remember the words of our clan songs anymore. We can sing them even without words. Secondo me Ari fa una brutta fine, ragazzi. We can't let them strip the Na'vi out of us. We have to do something before it's too late. We are stronger than them now. I felt it in the classroom with the Mercer. We can end this tonight. I have an idea. È peccato, ragazzi, che non sia tutto in italiano, perché è un po' difficile da seguire, soprattutto quando parlano in Na'vi, però... Ecco. Peccato davvero, però, che devono fare. Good job, Daylan. Bravo, Daylan. We only have a few minutes il lecchino. Before we're going to need masks. We found them. Ma ovvio, era ovvio. Era ovvio, ragazzi. Cioè, ma cinque ragazzoni blu così. I'm very disappointed in you. We have given you this privileged life and you want to throw it all away. We don't want your privileged life. We belong out there. No, you belong to us. No, come no! Quanto è infame questo! You cannot fathom how much we have invested in you. Infatti. We saved you, gave you a home, an identity. We already had an identity. We are not me. No! You are what I made you. Yeah, you are. We may not remember the words. Yeah. But we can still sing the songs of our people. Stop singing. I said shut up! Stop singing! We are going home. Auna Kennekelku. I'm warning you, Ahari. Not another step! Sao Matela. Stop right there! Lo sapevo. No. What did you do? No, dai, ragazzi, non possiamo iniziare subito con le lacrime virili. No, no, no. No. Ma era un disastro annunciato. Cioè, io l'ho vista subito. Ho detto, questa fa una brutta fine. Era troppo ribelle. Però avete sentito come il tipo ha completamente cambiato la realtà. 8 anni più tardi, il Cavaliere dell'Ultima Ombra e gli altri Omati Gaia si stanno ribellando all'RDA. Ok, quindi adesso dovremmo essere un anno prima del secondo film di Avatar. So today we will continue our talk about Earth economics and the laws of supply and demand. No. Why do we have to use? Siamo cresciuti, weapons? Guardate. Nor. We've been over this. Pandora is a very dangerous place. But we've hardly seen Pandora. How do we know what we're protecting ourselves against? Cortez, I need to talk to you over here now. Look, orders have come down from Hell's Gate. We are being evacuated from Pandora. I need you to grab your stuff before... Before the panic starts. What? Look, we have lost Pandora. Some Avatar driver named Sully went full native. Turned the Na'vi on us. That's why you can't trust any of them. I need you to get your stuff together and get back to your old damn body now. Puppet show is over. Okay, everyone, collect your things. Lo spettacolo delle marionette. Siamo quanta fame. You need to go.
Cioè, ragazzi, ci sarebbe tantissimo da dire. Sto Mercer è cattivissimo. Vedete lo spettacolo delle marionette con gli avatar, giusto? You know what to do. Sapete cosa fare? Questo ci... Poi noi stavamo in questo programma, sostanzialmente ci hanno rapiti e ci avrebbero utilizzati per creare alleanze con gli altri navi del pianeta. Madre. Brava professoressa. Follow me, quickly. We've got this one chance. Come on! Quindi ragazzi, la base è sotto assedio dei navi perché Sully ha tradito. Is Mercer leaving us? We are no longer of use to him. No, I won't believe it. Hurry, you need to hide. Let us go. We can take them. We can escape to Pandora. There are soldiers everywhere. You won't make a single step. This is our chance to be free. This is your only chance to survive. What about you? You're just gonna go to sleep for a little while. It won't be long, okay? Ci vorrà molto. C'è una situazione come questa, andiamoci a fare una bella pennichella. Vedete, l'avatar ha 5 dita. Ok ragazzi, possiamo creare il nostro personaggio, anche se giocheremo in prima persona, però so che canonicamente è pensato con un personaggio femminile, quindi penso che farò quello lì, ok? Eccoci ragazzi, questa è la nostra protagonista. Vi piace? No? Fatemelo sapere, potete anche farlo maschile, però ho fatto questa scelta qui, ok? You made it. I thought I lost you. All of you. What's going on? What happened? Been asleep for a while. A long, long while. Well, Natikame. Must you prodded them like this? If they can walk, they can walk. The rest we have to leave. But the RDA left, didn't they? And you left us here. The Sky People have returned, Sarantu. Sarantu? No one has ever called me that. That is your clan. And a mighty one at that. You thought you were lost to this world, but this Dreamwalker thought to lock you up in a box instead. I'll explain when we get back. But for now, you take it easy. Your body's still waking up. Ragazzi, inizia adesso la nostra avventura su Avatar! E ci siamo risvegliati. Dobbiamo andare a prendere del cibo per riprenderci un po'. Vedete, c'è un guerriero, c'è Alma. Ma, ragazzi, guardate, Scartoffe, che è successo mentre dormivamo? Cioè, avete capito più o meno? È molto interessante perché noi, come detto, eravamo lì in questo programma, siamo stati sottratti dal nostro clan, non siamo stati abbandonati. Un clan mitico a quanto sembra, no? Cioè, pensavamo di essere gli ultimi e invece a quanto pare sì, siamo gli ultimi, però è successo qualcosa su Pandora. Ha detto il popolo del cielo è tornato, quindi capiamo quanto è passato e soprattutto capiamo qual è il nostro ruolo. Io so che nella storia appunto siamo questi navi che sono vissuti in cattività per tanti anni. Tutti fuori, oddio, ci stanno riattaccando. Eh sì. E adesso ci dovremmo riambientare perché... vediamo. Eccolo Mercer. Non perde tempo, eh. I children. They're alive. I bambini. Comunque ragazzi, notate le sfumature perché sono davvero pesanti, eh. Cortez. She always thought we were making pets and not soldiers. Pets and non soldier. Get rid of them. E qua c'è la traduzione in italiano. È un po' più leggera rispetto a quello che ha detto, eh. Via, via, via. Possiamo andare? Scappiamo, ragazzi. Maledetto. Cioè, noi eravamo proprio... sì, degli animali, dei pets, sì, degli animali da compagnia. Cioè, ci stavano crescendo come degli oggetti, in realtà. Un qualcosa al loro servizio. Vedete, uccidete tutti i navi. Noi eravamo semplicemente uno strumento che gli sarebbe servito per creare alleanze, no? Li avrebbe avvicinati agli indigeni di Pandora.
Ma solo per lo scopo. Vi ricordo che l'RDA è questa organizzazione che sostanzialmente ha come scopo quello di estrarre più materiali possibili da questo pianeta, e sostanzialmente, ragazzi, inquinando, non rispettando la natura, e distruggendo tutto, che è esattamente il contrario del credo di chi abita su Pandora, no? Che dovrebbe proteggere questa natura. C'è anche questa componente molto interessante. Però, ecco, se avete visto i film conoscete già, no? Però se non l'avete visto, ragazzi, potete tranquillamente godervi il gioco, che però è canonico, attenzione. Quindi questi eventi che noi vivremo saranno importanti, potremmo rivederli anche nei vari film. Oddio! Vabbè, oddio, io sono una bestia a confronto a loro, però sì. Cerchiamo di non farci prendere, perché noi, ragazzi, eravamo addestrati con queste cose umane, no? Dovevamo scoprire come funzionava il commercio, varie cose, ma poi l'intento era quello di andare a barattare con i navi, ecco, tecnologia piuttosto che medicine. Io sto a una frappa. Mi sono appena svegliata. Here, take this. A radio? Put it in your ear. It is tuned to our frequency. You've been busy? They were looking for you. They found me. Sì, vabbè. You need to move. Now. Wait, what's your name? Sortleg, one of the last of my clan. I am here so you will not be the last of yours. Keep moving, fast and quiet. Go. Ok, Sortleg. Pensavo che mi avrebbe dato una risposta tipo io non mi chiamo, mi chiamano gli altri. Non so perché. Tanto è mattina, ragazzi, sto rincoglionito. The soldiers are everywhere. It's okay. Sì, ma non c'è nessuno. How long were we asleep? Questa è la domanda, ragazzi. Perché vedete, è tutto in disuso. È tutto... no, distrutto. Sembrerebbero scappati. Solek? Can you hear me? No, Solek mi sa che è impegnato con l'RDA. Tuo momento, Solek. Se devi uscire, esci adesso. Sorgi, Solek. Gotcha. Did you catch, Harding? You don't gotta worry about this one. It hasn't got anywhere near the fight its sister did. Murder. Ma quanto è infame questo? Well, look where it got her. Such a shame. They could have been of use once. But now there are no Navi ambassadors. Only Navi obstacles. Ma chi t'ha mandato? Oh, però ragazzi, avete visto quanto è maledetto? Cioè, mo giocherei il gioco solo per lui, cioè solo per farlo fuori. Cioè, voglio arrivare alla fine e spero che faccia una fine orribile, perché è davvero infame. Cioè, boh, non lo so, ditemi che ne pensate. Comunque, scappiamo. Are you okay? That was way too close. E Solek. Certo, tu lo chiami mentre sta combattendo, non mi pare una bella cosa. Vabbè, ragazzi, dai, c'è tanto da dire. Però vedete, cioè, a meno che non facevano manutenzione e la natura si è infiltrata, la natura ha preso il sopravvento, ecco qua, si può dire. Cioè, a me sembrerebbe abbandonato. È da capire quanto tempo è passato. Come vi ho già detto, il plot di questo gioco è, appunto, tu sei un guerriero navi che si è risvegliato. Diciamo, risvegliato dopo 15 anni di cattività, quindi è stato catturato. Oh, guardate, ragazzi, andiamo verso la luce. Godiamoci questo momento. Oh, mamma. Che spettacolo! Questa è Pandora. Vabbè, bellissimo, bellissimo davvero, ma... su questo non avevo dubbi. Ragazzi, possiamo dire che inizia adesso la nostra avventura? Clamoroso, siamo liberi. Come detto, dopo 15 anni. Perché Hello? Abbiamo fatto 8 Maybe anni più 8 anni. Ok, mangiamo. E seguiamo il fiume. Mazza, quanto è grande la mappa. Beh, allora, ragazzi, io mi aspetto un gioco stile Far Cry, sinceramente, eh. Vediamo un po' i menu, che cosa possiamo fare. Ah, possiamo cambiargli gli abiti. Vabbè. Oh,
Allora, lì c'è qualcosa. Segni di combattimento. Beh, mi pare chiaro che... Cioè, qui è in vita uno scontro. Scontro tra, appunto, i nativi e l'RDA, gli umani. Ora, credo che fossero stati scacciati. Perché noi abbiamo iniziato 8 anni prima il primo combattimento... questa è stata una brutta fine. Il primo... forse il primo film, diciamo. E poi sono passati 8 anni. Quindi questo è a cavallo tra il primo e il secondo film, se avete visto i film. Tra l'altro, ragazzi, hanno un immaginario incredibile. Cioè, è molto più stratificato. Anche se... anche se io, ragazzi, purtroppo, il primo Avatar... l'ho sempre associato un po' a Pocahontas. Non so se conoscete la storia di Pocahontas, però... Disney, ok? Però per me è sempre stato quello. Ma dove? Solek! Solek, siamo in una foresta vicino all'albero. Ci stanno 200 alberi. Ecco di là. Ok. Now you see what they kept you from. Your true home. You saved me. You can't keep fighting. I will help you this time. You will need arrows. Wood in the underbrush is pliable. You will find it. Simply focus your senses. Okay. They taught you to be human, but you, a Na'vi, see the forest as I do. Yes, sense. Use sensi Na'vi. You see? Oh. This is your home. It will speak to you, if you let it. Okay. Let your senses guide you. Ah, è una sorta di scan. Ok. Ah, vabbè, sì. Dobbiamo costruirci le frecce. Vedete, questo okay, mi ricorda un po' Far Cry, ragazzi. Ma credo che abbia delle mie stesse vibes. Sì. Sì, vabbè, è quello, raga. È quello. We should get out of here. Can you move? No. Dapafet. I need a pot. From a Dapafet plant. Ok. I'll find one. Don't worry. Near the shore. They grow by water. Ok. Vabbè, ragazzi, stiamo facendo un grosso tutorial in questo momento, eh. Quindi ogni tanto sapete che taglierò qua e là per farvi avere la la miglior fruizione possibile. Però, vedete, non c'è una vera e propria mappa. Cioè, ci guida la foresta quasi. O meglio, c'è, vedete lì in alto. Però ci muoviamo prevalentemente con... sì, con i sensi, poi non lo so, stiamo, come detto, in una fase iniziale. Questo è il puzzo di un animale, credo. Sì. Siamo cacciatori, quindi, come ha detto il nostro Solek, cioè, sì, siamo cresciuti con la via degli umani, ma in realtà la nostra natura è questa. Per quello vi dicevo, siamo stati in cattività tutto questo tempo. Nel momento in cui veniamo liberati, siamo liberi. Starà a noi ripercorrere la via di Pandora, no? La via dei nostri padri, dei nostri antenati. Vabbè, allora ragazzi, questa è una cosa che se avete visto i film lo sapete. Cioè, noi sì, abbiamo degli oggetti rudimentali, no? Quindi arco e frecce rispetto a loro. Però noi siamo molto più potenti, no? È il motivo per cui poi loro hanno creato gli avatar. Cioè, come struttura fisica, come potenza, anche come... cioè, proprio genetica. Infatti Mercer, no contatto fisico, ma infatti, cioè... giusto perché eravamo dei bambini, aveva potuto sovrapparci. Perché altrimenti, da quel punto di vista... insomma, a parte che poi non è manco vero. I got the Dapafet. On my way back, there were more soldiers. Stanno da Solek. Ragazzi, dobbiamo batterli e buttare giù. Vedete, quelle cose gialle dovrebbero essere i punti deboli. Vabbè, ma questo è scarsissimo perché è il tutorial, però. Sì, magari se mi muovo, magari... mazza, il tutorial mi ha tolto mezza vita. Vabbè, che pure... sono rimasto lì come un pollastro. Però, cioè, voglio dire, una freccia nostra, guardate quanto è grossa. Però vedete, non prendo esperienza
Non prendo esperienza. Sì, imparo stretta, però. A proposito di imparare, vediamo un po', ragazzi. Ah, vedete, c'è un glossario per ogni cosa. Ecco, questa è una roba che adoro, perché si può approfondire. Come detto, c'è tanto da scoprire in questo universo. This is how we heal. You have no song cord. We had my mother's, but they stole it. È vero, l'ha preso lui. We must change that. Ah, glielo dobbiamo recuperare. Wait. È vero. What should I do now? Mercer ce l'ha. Do. You must discover your own way, Sarento. And until then, join the resistance. But hear me. Those humans have the same enemy, but we're not the same. No, no, no. They are too close. Go. I'll meet you at base camp by the waterfall. Vabbè, ma andiamo insieme, scusa. Ragazzi miei, sono tornato, riprendiamo da qui. Non ho esplorato moltissimo perché voglio arrivare a un punto dove ho tutti gli strumenti per farlo. Però bene o male, sì, vi confermo che veniamo guidati prevalentemente dal nostro istinto in questo momento. Era piuttosto vicino, andiamo nel campo della resistenza. E in generale, sì, a livello di gameplay, ragazzi, mi ricorda Far Cry, mo, non so a voi che ne pensate, però è quello. Certo, abbiamo, ecco, le abilità anche di salto, di resistenza e quelle fisiche dei navi, però il resto è quello, per il momento. Immagino che potremmo anche utilizzare le armi degli umani. Solek, per esempio, lo fa. Vediamo un attimo, ragazzi. Scopriamo la storia, mi interessa. Cioè, la storia io penso che sia molto interessante, perché vi ripeto, se è canonica, sicuramente James Cameron o chi per lui ci avrà messo mano, e immagino sarà interessante. Poi è vero che noi stiamo nella parte e nella zona di Pandora che non è stata vista nei film ancora, quindi vediamo. Sorry, filter got stuck. Jin thinks he's got it figured out now. Oh my gosh, another one. I am so glad you're here, since, you know, there's so few of you left. Oh god, I'm so sorry. Welcome to Resistance HQ. Right. Sorry. Oh well, nati kamie. E vedete, uomini e navi. What? Però penso a questo punto è sdoganato. There you are. Over here. Okay. That went well. They like you. Everything's fine. Just we must not rest until all are removed from Pandora. Ok, ragazzi, siamo in un vero e proprio centro. È tipo la, vabbè, questa sarà tipo la base, la Yub. Ecco, qua vedo questo che vende le armature. Sì, immagino che qua, ragazzi, ci ritroveremo tutte le volte per comprare e fare cose. I'm so glad to see you. We heard the shooting and Alma said to run for it. Are you okay? Shaken. Sotlek got me out. Where are the others? Nella and Nor made it too. But they decided to spend time outside. I don't think they should. Isn't it dangerous? Don't worry, you're all safe now. That's what matters. What happened back there? Tapa was in ruins. Mercer ordered it destroyed when they evacuated. I watched the walls collapse in on you. I thought you were dead. Then Priya heard the RDA on the radio talking about a signal at Tap. I was afraid to hope. How long were we in there? It feels like you left yesterday. It, should feel like that for you, but it's been nearly 16 years. Cosa? What? 16? Alma. That can't be right. You need to understand. Seeing you all again today, you have no idea how much that means to me. Ma aveva detto che facciamo subito. I won't make that mistake again, I promise. Ho capito. Look. Take some time. Raj will get you cleaned up. Taylan knows his way around already. He can show you. This can be your home now.
You'll see. Ragazzi, ma 16 anni sono passati da quando ci siamo ibernati, ci siamo addormentati. Ecco perché non c'era nessuno. Quindi lì sostanzialmente Mercer ha dato l'ordine di distruggere tutto. Pensavano che fossimo morti e invece no. Invece no. Però sono passati 16 anni. È chiaro allora che ci siano sia gli umani che i navi e stanno ancora combattendo. Allora sono tornati dopo che sono evacuati perché Sully, diciamo, ha tradito secondo loro e quindi li ha scacciati. Adesso sono tornati. E secondo voi lo incontreremo? Allora ragazzi, mi sono fatto un po' un giretto. Poi questa è una prima puntata, non so cosa mostrarvi. Quindi vediamo di arrivare a un punto della storia in cui cerchiamo di capire che cosa sta per succedere, no? Per avere l'acquolina in bocca e poi chissà come andrà. Taste the sweetness on the air. Not listen to Mercer talk about their civilized culture. There are more colors than I remember. I have no names for them. We'll learn their names. We'll relearn all the Sarandu ways. Why do you think Alma waited to bring us here? Why didn't she check Tap before? Infatti. Maybe it wasn't safe before. It's not safe now. Who cares? We are free! I want to run, until my lungs ache and my legs give out. We could leave, you know. Right now. Where would we go? Wherever we want. All of us. What do you think? You, me, Inela, Telan? We could live as Sarentu again. Alma brought us here for a reason. She's gathering everyone inside to talk. She must have a plan. Don't stay here for her. She wants to control you. All the humans do. No, they don't. Alma was always kind to us. The people here like her. And they're nice, aren't they? They seem nice. Priya let me use her radio. I believe they want to help us. Let's go see what Alma wants. Maybe it's something fun? Non credo, va. I doubt that. Mi sembra che ogni fratello abbia una propria personalità, no? Everyone's waiting. Keylan mi sembra quello un po' più, mentre Nor è quello più libero. Vediamo la nostra sorellina come va. Vabbè, insomma ragazzi, avete capito? Cioè, non solo siamo stati prigionieri, ma siamo stati anche... cioè, noi ci siamo risvegliati in un mondo che non solo già prima non conoscevamo, ma adesso siamo proprio... Non lo so, non sappiamo niente di come è andata la storia, che è un bene, perché è la nostra stessa situazione. John Mercer. Founder of the TAP program. The Sarentu know him all too well, but for many of you, he is a new face. He has returned to Pandora as the executive vice president of frontier operations, alongside your old friend from TAP, Colonel Angela Harding, as his head of security. He is ambitious, self-serving, egotistical. And you worked with him. We have been fighting the RDA for many months now. What difference can this man make? Mercer's tactics are aggressive. That, coupled with his frustrations over Tat's failure, we need to strategize. Our outreach work with the nearest clans has been difficult. Some Aranaihe were willing to fight, but after suffering losses on their side, they've since withdrawn. We haven't explored further than the Zeswa. They're fierce, but they're unwilling to make a human alliance. Your clan was one of travelers, storytellers, diplomats. Respected. The Na'vi might listen to you. Alma? We have a pollution spike close by. Like, really close. Check out the levels. RDA, it has to be. They're here. With Mercer. No, not him! Pollution is caused by RDA machinery. They must be setting up a regular drill site. Carving up the land. Poisoning it. Turning it to sludge. They've never been this close to HQ before. If they go wandering, they'll find us for sure. We're spread thin right now. Solek, can you establish a safe perimeter? Anka, try and reach Hajir over radio. I can try to shut down that drill site. I think I have the hang of Sid now. I don't think that's such a good idea. Let them go. I've seen them fight. They'll be fine. Okay, but be careful. The rest of you, get ready to intercept any other patrols.
keep your radios on. Ragazzi, sembra interessante, fatemi sapere che ne pensate, magari possiamo continuare, dipende molto da voi. Vi ricordo in descrizione il link per l'SSD Samsung 990 Pro. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao!